Allarme siccità, sotto gli occhi di tutti, la carenza di precipitazioni, i danni sono prevalentemente a carico degli agricoltori, ma ormai in diversi comuni ci sono delle restrizioni per quanto riguarda l'utilizzo dell'acqua. Questa mattina, per fare il punto della situazione, abbiamo raggiunto l'ingegner Alessandro Jacopino, direttore generale dei consorzi di bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, quindi per intenderci la gestione anche delle dighe. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, qual è la situazione in questo momento? Allora, per quanto riguarda gli invasi, visto che li ha citati, la situazione è abbastanza tranquillizzante per quanto riguarda le dighe dell'Ostola e della Ravasanella, poiché sono pressoché piene. L'Ingagna invece presenta ancora un deficit di circa 9 metri. È anche vero che però l'Ingagna è quella che si riempie molto velocemente nel caso in cui arrivino queste benedette piogge che aspettiamo. Ovviamente queste sono delle infrastrutture che sono rivolte più che altro ad aree irrigue ben definite, di estensione comunque rilevante per noi, ma modeste rispetto a tutta l'estensione risicola della pianura. Va detto tuttavia che sono anche infrastrutture importanti per l'acqua potabile, perché due di queste dighe, sottese a due di queste dighe, ci sono i potabilizzatori dell'Ostola e dell'Ingagna, che comunque servono numerosissimi comuni, soprattutto direi quasi esclusivamente della provincia di Biella, tra cui anche alcuni molto rilevanti come Cossato, ma non solo, Sausola, Mottacciata, Benna, Verrone, Masserano stesso, Brusnengo, Cerrione, quindi comunque diciamo una gran parte, la quasi totalità dei comuni biellesi di pianura. E quindi avere comunque la possibilità di contare su questi comuni di una dotazione abbastanza certa, almeno per le prossime mensilità, è ovviamente fonte di tranquillità. Analoga tranquillità non si riscontra invece quando si parla di fonti superficiali, e questo tanto per l'agricoltura quanto per l'acqua potabile. Per esempio, su un'altra presa, che è la presa che si ha a Postua, e quindi su tutto l'acquedotto sotteso alla linea di Postua, quindi comuni come Curino, Lozzolo, Villa del Bosco, una parte di Masserano, Sostegno, ecco, per dirle tutta questa direttrice di comuni, la dotazione è veramente ai minimi termini. Siamo circa al 50%, per dirle, di riduzione rispetto alla normalità, che dovrebbe essere attorno ai 60 litri, siamo, mi pare, attorno ai 37 litri a secondo come acquedotto. Quindi in tutta quella direttrice abbiamo già invitato diciamo, i comuni a assumere i necessari provvedimenti ordinatori per limitare i consumi a quelli essenziali. Ecco, anche per quanto riguarda l'agricoltura, diceva, c'è una zona che è relativamente tranquilla, però insomma, se parliamo di tutta la bassa, forse la situazione è un po' più critica. Quali sono le coltivazioni magari un pochino più a rischio? Beh, ci stavo giusto arrivando, perché la situazione di tutta l'area irrigua alimentata dal fiume Sesia, che tanto per dare un'idea è tutta l'area che va da Gattinara fino ad Oldenico come direttrice, fino ad arrivare ai comuni comunque anche interni fino al Cervo, quindi tutta la fascia che è compresa tra il Cervo e il fiume Sesia, è in una situazione al momento, non so neanche come definirla, cioè
Il Sesia non ha acqua proprio, cioè se lei va a vedere il Sesia oggi nella parte di Gattinara non so dire se arriviamo a 1000 litri al secondo, 500 presumo, per darle un'idea. Ecco, per quanto riguarda invece la provincia di Vienna... Non si pone, esatto, prego, scusi. Per quanto riguarda prevalentemente la provincia di Biella, quindi insomma, per qualche periodo possiamo ancora affrontare questa situazione? C'è un margine lì? Per quanto riguarda la provincia di Biella, parlo di agricoltura, intanto diciamo la parte risicola riguarda poi più che altro alcuni comuni della bassa, tipo Savussola, per dargliene uno, e loro in parte si riforniscono dall'Elvo, dal Cervo, in questo momento sia l'Elvo con la Roggia Madama, Massa Serravalle, non penso abbia acqua, quindi il problema di, e questo diciamo è analogo al Sesia, il problema di iniziare oggi l'irrigazione non si può nemmeno, non è semplicemente possibile. Parlo di questi comuni collegati ai tre torrenti, fiumi e torrenti principali del nostro territorio, quindi Cervo, Elvo e Sesia. Chi si rifornisce dal canale Cavour e quindi la parte più bassa di Carisio, siamo già in territorio vercellese, però insomma limitrofo a quello biellese, ovviamente può contare comunque di un bacino che è estremamente rilevante come dimensione, tuttavia la portata anche qui è veramente ridotta. Però non le so dare in questo ultimo caso il dato puntuale, perché non è un territorio che gestiamo noi direttamente, perché poi lo gestisce la Competenza Canale Cavour con l'Associazione Ovessesi. So che è stato attivato il tavolo presso l'autorità di distretto, l'osservatorio diciamo regionale, e che si riunisce ormai con una certa frequenza, e in relazione alle decisioni che assumerà questo osservatorio vi sono poi delle pratiche da applicare alle derivazioni. Diciamo che da poco il deflusso minimo vitale, così come lo conoscevamo, viene sostituito da un deflusso ecologico, e le deroghe al deflusso minimo vitale, che fino a ieri erano su statiche, su tratti di corsi d'acqua, vengono sostituite invece da regole dinamiche in relazione degli indici di criticità, che però non vengono definiti ovviamente dai consorzi, ma vengono definiti da questo tavolo, che poi li comunica alle regioni competenti per territorio, da qui alle province, e poi le province sono gli enti che unitamente ai consorzi devono poi applicare. Loro danno ovviamente le direttive e poi i consorzi li applicheranno. Certo. Per quanto riguarda il riso, ecco, fortunatamente c'è uno spostamento in avanti dell'irrigazione. Questo deriva, era già successo l'anno scorso nel nostro territorio, da qualche anno in più nei territori invece del Novarese e della Bassa Vercellese. Le pratiche agronomiche più recenti con la semina in asciutta tendono a spostare la prima sommersione un po' più al di là rispetto ai tempi a cui eravamo abituati negli ultimi anni. In situazioni di questo genere questo favorisce, ovviamente è un elemento che viene a soccorso, perché vuol dire che abbiamo più tempo per aspettare le piogge. Quello che è veramente preoccupante è che, al di là del fatto che non piove, anche la copertura nevosa è veramente ridotta al minimo. E la copertura nevosa è poi quella dotazione che, sciogliendosi piano piano, ti consente di arrivare più o meno fino alla metà di maggio, ecco, per darle un'idea. Ora certo, con lo spostamento in avanti dell'irrigazione, anche questa copertura nevosa, se non la contieni mentre si scioglie nei mesi di aprile, soprattutto nel mese di aprile, rischia di finire nell'Adriatico, quindi va molto bene per il cuneo salino probabilmente, e per evitare che, come diceva la Litizzetto, le capesante arrivino a Vercelli. Però tolto questo, la rilevanza di queste infrastrutture tanto criticate, quali sono ovviamente gli invasi,
Direi che con questa modalità di pratiche culturali che sta piano piano prendendo corpo anche in Baraggia, direi che semmai diventano ancora più importanti. Perché la prima sommersione che facevamo ad aprile, adesso la faremo a maggio, ma ad aprile avevamo meno la neve che si scioglieva, e quando a maggio non ce l'abbiamo più. Certo. Allora, senta, intanto noi la ringraziamo davvero per questa spiegazione anche dettagliata, perché è un argomento che difficilmente viene affrontato nei particolari, quindi insomma si stanno adottando delle misure, tra queste lo spostamento della data di inizio irrigazione. Per quanto riguarda comunque l'utilizzo dell'acqua, noi invitiamo ancora una volta a non sprecarla, perché è davvero un bene prezioso. Grazie mille davvero, buon lavoro. Buon lavoro anche a lei, grazie, arrivederci.